Leo Messi, il sinistro migliore del mondo, da Di Maria a Messi, dalla Bajada a Perdriel, sempre Rosario, la città del calcio, uno per l'altro, si sblocca la partita. Nel giorno in cui raggiunge Maradona come numero di partite giocate al mondiale, Messi lo raggiunge anche come numero di gol segnati al mondiale, perché segna l'ottavo Leo Messi. Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo, rispetto per il numero uno. Tutti ad abbracciare Leo Messi. Rosario, città del calcio, per questo calciatore che troppe volte è stato criticato. Anche quando era a Barcellona, quando è arrivato sofferente, da giovane, non ha mai dimenticato l'argentino. Parla rosarino, sente l'argentino nel sangue, ha pianto per la selezione ed è lui che la tiene in vita. Posso dirti, forse al di là dei propri meriti dell'Argentina, perché l'Argentina stava facendo sì tanta quantità, ma in mezzo a poca qualità, poi c'è stato il tocco del fuoriclasse. Leo Messi. La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego 10 minuti fa. Con Diego dentro tutto è possibile. Ed ecco il pianto dell'Argentina e gli occhi spiritati del miglior giocatore del mondo. Secondo gol in questo mondiale per Leo Messi. Bravo! Entra allora Raúl Jiménez. Nelle file del Messico. Una sellia che lo accompagnava al campo del Grandoli, succursale del Newell's, quando nessuno ci credeva. La nonna che non l'ha mai visto debuttare col Barcellona, se n'è andata prima, ma da lassù non ha mai smesso di ringraziarla per tutti i gol che ha fatto, per tutta la carriera. Un'altra pagina da scrivere. Tieni aperto il libro, Leo, che ce n'è da dire.